È un anniversario con le lacrime, Paolo. Non potrebbe essere altrimenti. Scusami per questo, ma oggi è più dura del solito. Ti stringo forte, ovunque tu sia. Si chiude con queste parole l'ultimo post social di Federica Cappelletti, la vedova dell'eroe del Mondiale 1982, Paolo Rossi, morto un anno fa all'ospedale di Siena. Anche un vincente come lui, nato a Prato il 23 settembre del 1956, si è dovuto arrendere a un male incurabile. A un anno dall'addio al mondo del calcio lo ricorda con affetto, riservandogli gli onori che si devono a un campione. Il Museo della FIFA di Zurigo da oggi accoglie nella mostra permanente alcuni oggetti che hanno segnato la carriera di Pablito, in particolare il trionfo in Spagna 39 anni fa. A consegnarli alcuni dei compagni di spedizione dell'82 e la stessa Federica. A me la cosa che mi ha colpito tanto in questi giorni, in questo fiume, mare di affetto che ha circondato Paolo, che sta continuando, che cresce giorno per giorno e che accompagna anche le giornate mie, dei figli di Paolo, è questo ricordo che le persone hanno di Paolo, ma non tanto come il personaggio, il pallone d'oro, diciamo, ecco, dal punto di vista calcistico, ma dal punto di vista umano. Quindi Paolo è visto come l'uomo, cioè una persona piena di umanità, una persona semplice, la persona che veramente sapeva rapportarsi con i capi di Stato, ma anche con la persona che incontrava al supermercato, con molta semplicità, come era lui, con molta immediatezza, ecco.